Questa è la situazione. Sulla penisola iberica e sul nord dell'Europa si vanno rafforzando due aree di alta pressione che portano con sé tempo stabile sulla Spagna, sul Portogallo e su parte della Scandinavia. Intanto sono presenti venti freddi sui Balcani e sulle regioni centrali del continente europeo. Ed eccoci alle previsioni sull'Italia. Con un moderato campo di alta pressione ad ovest e la circolazione depressionaria sulla Calabria, l'Italia sarà divisa in due. Infatti ci sarà tempo stabile sul nord-ovest e molte nubi con precipitazioni sparse sulle altre regioni. Verso sera poi sul versante adriatico arriverà della neve sui rilievi dell'entroterra. In genere i venti saranno moderati con rinforzi da nord in Sardegna o da nord-est lungo le coste del medio e del basso adriatico. I mari saranno molto mossi o localmente agitati. Ed infine le temperature massime. I venti freddi settentrionali in arrivo sull'Italia faranno scendere il campo termico un po' su tutte le regioni. Gli estremi saranno compresi tra 7 di Campobasso e 17 di Palermo. Meteo 3, con la partecipazione di Contorno Leggerezza Orogel. Io sono una persona anziana, 78 anni, sono fuori casa. Sono affitti che sono alle stelle, io non me lo posso permettere. Prendo l'acqua dal rubinetto, la metto nella tinotta, metto il bagnoschiuma e mi ci metto dentro. Pensano che sia la casa sola, ci vogliono le scarpe, ci vuole l'acqua calda, ci vuole il gas. L'ho vista una notte dormire in macchina col bambino con i piedi fuori. Mi dica lei come si fa una mamma. Case. Viva l'Italia. Domenica alle 21.30, Rai 3. Al cinema. Le cinture, Michael, le cinture, sono partite in questo momento. Pronto? Pronto? George mi ha capito. George Clooney, here we are. Aspetta, ci sono sottotitoli sotto. Grazie, chi ridete? Io sono la risposta italiana a Clooney, Dandini, capito? Dobbiamo prepararci alle parole crociate. Va bene. 27 verticale. Ma che sei matta? Sì, però appunto anche te me l'hai detto. Il talk show più originale della TV. Questa è l'arte, bellezza. Bellezza. Parla con me, domenica alle 23.20 su Rai 3. Sono queste le cose belle. Quelle che piacciono a noi italiani, capito? Lunedì sera alla Storia siamo noi. Un uomo, un mistero, un groviglio di intrighi, da Beirut a Baghdad. Guerra segreta, la vera storia della spia americana che ha ispirato Siriana, il film del premio Oscar George Clooney. È stato molto interessante conoscere più da vicino qualcuno che si è impegnato così tanto per il mio paese. Robert Baer. La spia maledetta, l'uomo che poteva uccidere Saddam Hussein.